Sì, buon trovato a tutti, buonasera, Nenza, dottori, amici volontari Caritas, insegnanti. Siamo in tanti stasera, già questo è un motivo di soddisfazione, di emozione e di convinzione di aver scelto bene. Quando abbiamo pensato insieme con l'Istituto di Scienze Religiose Santa Caterina di dedicare questo pomeriggio a un approfondimento che per noi è importante, fondamentale. Fondamentale per diversi motivi. Per i motivi importanti che già il Cardinale ci richiamava prima e che sono in assoluto di per sé e basterebbero questi per motivo per poter fare questo approfondimento, ma anche per noi come Caritas e per ribadire ancora una volta e ancora di più all'inizio di questo nuovo anno pastorale che dedichiamo nell'ambito del cammino sinodale di tutta la diocesi anche come Caritas a lavorare insieme come comunità cristiana in questo percorso legato all'Evangelii Gaudium comunitario in cui davvero vogliamo rilanciare il nostro essere chiesa e per la comunità di oggi, soprattutto per i poveri e per i più deboli. Ma oltre a questo abbiamo pensato a questo tema anche per ribadire appunto, e non è secondaria la questione, l'importanza per noi di far passare per l'ennesima volta il messaggio che noi non siamo un soggetto legato prevalentemente all'assistenza degli altri. Siamo uno strumento pastorale, ecclesiale, voluto, le parole di Paolo VI questo ce lo insegnano, a essere uno strumento dell'animazione, dell'educazione e della pedagogia della Chiesa che vuole stare con l'uomo, con gli uomini, tra gli uomini e soprattutto tra i più deboli e i più fragili. E oggi sappiamo noi quanti ce ne siano in queste condizioni. Ed è per questo motivo allora che interrogarsi sull'altro, chi è l'altro, sulla prossimità, sulle relazioni, diventa fondamentale. Quest'anno appunto il tema per noi è osservare per animare. Il tema dell'osservare per noi è fondamentale in Caritas perché vogliamo andare oltre il guardare, il vedere. Osservare per noi vuol dire entrare dentro le situazioni senza essere quelli che poi ne fanno giudizio o pregiudizi, ma solo in quel clima e contesto di fraternità che dobbiamo riaffermare costantemente. Allora è un grande tema culturale, ma è anche un tema educativo questo, è un'opportunità pastorale. E per non rubare tempo alle preziosi contributi che ci arriveranno, io credo che oggi si debba riflettere bene a proposito di relazioni, di buone relazioni, di prossimità dell'altro in un tempo come il nostro in cui l'altro è visto spesso, sempre più di frequente, più che come un fratello, come un avversario, come un problema. Ritornare a capire l'importanza direi della relazione dell'altro come un segno di opportunità ma ancora di più di fraternità e quindi è anche una grande sfida per noi, una sfida dove alterità si coniuga con prossimità, dove l'isolamento si supera col dialogo, quello vero, e i tanti isolati del nostro contesto e l'individualismo si supera con la comunità che costruisce insieme valori e opportunità e possibilità per tutti. Relazioni capaci di vincere e di rompere quelle tante, troppe solitudini che sono la prima causa della povertà. La solitudine come segno distintivo di un grande disastro di povertà che è tutt'altro che la povertà semplicemente economica, anche se la povertà economica spesso è quella che più vediamo e che più appare. In questo iceberg gigantesco la povertà che non vediamo è quella che fa più male. I tanti che sono in mezzo a noi, noi stessi, che vivendo sempre più da isolati, rompiamo quella capacità e quel dono che ci viene dal Signore stesso di essere di Lui e con Lui per gli altri, con gli altri. Questa alterità che è tutt'altro che un problema, è un'opportunità, è un valore. Allora per chiudere questa mia semplice apertura e introduzione mi sono fatto un attimo aiutare, permettete un minuto, ma anche il nostro arcivescovo citava Papa Francesco perché sicuramente è un punto di riferimento, non solo con i documenti che ci sta proponendo, ma anche con le sue omelie. Io mi sono andato a leggere in questi giorni l'omelia che ha tenuto lui lunedì in un santuario in Lettonia. Vi invito, è molto breve, si può andare a rileggerla. E parlava della scena di Maria che prende in consegna da Gesù il fratello Giovanni, no?
discepolo amato, no? E lo prende, e Gesù gli dice di prenderlo con sé, e dice a Giovanni di prendere Maria con sé. Allora su questo lui dice, si può stare accanto a tantissime persone, si può anche condividere la stessa abitazione, il quartiere e il lavoro, si può condividere la fede, contemplare e godere gli stessi misteri, ma non accogliere, non esercitare un'accettazione amorevole dell'altro. Quanti coniugi potrebbero raccontare la storia del loro essere vicini, ma non insieme? Quanti giovani sentono con dolore questa distanza rispetto agli adulti? Quanti anziani si sentono freddamente accuditi, ma non amorevolmente curati e accolti? E poi dice, è vero, a volte, quando ci siamo aperti agli altri, questo ci ha fatto molto male. Quante esperienze, penso ai volontari, a chi si occupa dei centri di ascolto, quante, occuparsi degli altri, specialmente gli altri che hanno problemi, a volte rischia di farci male. Però lui dice, le relazioni che ci guariscono e ci liberano sono quelle che ci aprono all'incontro e alla fraternità con gli altri, perché scoprono nell'altro Dio stesso. In tempi di quali sembrano ritornare mentalità che ci invitano a diffidare degli altri, che con statistiche ci vogliono dimostrare che staremo meglio, avremo più prosperità, ci sarebbe più sicurezza se fossimo soli, siamo invitati ad accogliere, a scommettere di nuovo sul fratello, sulla fraternità universale. E poi conclude con un passaggio del Vangelo di Gaudio, perché con cui concludo anch'io, ve lo leggo. Quando con fede ascoltiamo il comando di accogliere, di essere accolti, è possibile costruire l'unità nella diversità, perché non ci frenano né ci dividono le differenze, ma siamo capaci di guardare oltre, di vedere gli altri nella loro dignità più profonda, come figli dello stesso padre. Ecco, noi vogliamo ribadire questo. È difficile, certo è difficile, è necessario, certo è necessario, un'altra strada non c'è. In questo tempo in cui l'aggressività, la contrapposizione, lo scontro degli uni contro gli altri sembra prevalere e probabilmente spesso prevale, noi siamo una piccola luce, ma fondamentale luce che deve rimanere accesa per ribadire il valore dell'alterità come un dono, della diversità come ricchezza e della prossimità e fraternità come l'unica strada possibile per restare umani e per rispondere dignitosamente alla volontà del Signore che ci vuole, suoi figli, ma anche fratelli e fratelli. Grazie e buon lavoro a tutti.